Ciao ragazze, bentornate sul canale. Video velocissimissimo per farvi vedere due cosine in croce che ho preso dalla Tupperware. Sono due cose che mi sono appena arrivate, io in realtà le ho aperte dalla busta per vederle, le ho lasciate qui aperte, adesso vi faccio comunque vedere tutto. E si tratta di due mestoli. Dovete sapere, se mi seguite sul canale da un po', lo saprete sicuramente, che io comunque ho acquistato quasi tutta la collezione, cioè ho acquistato tanti mestoli Tupperware, perché appunto io ho la collezione in acciaio dei mestoli, però ho voluto farmi la collezione quella diciamo in plastica, che poi non è plastica, non è nemmeno silicone, ma la confezione diciamo di mestoli un po' più giornalieri, cioè quelli che possono utilizzarsi nelle padelle, comunque antiaderenti e tutto, per non andarli a rovinare, e ho voluto farla alla Tupperware. Io sono tipo 3 anni che faccio questa collezione, li ho presi piano piano perché tutti in una volta sono una spesona, prendendoli piano piano però sono riuscita quasi a prenderli tutti, adesso me ne mancano tipo 2, una cosa del genere, 2 considerando anche la grattugia che comunque è nuova. Quindi diciamo che quella base l'ho fatta, forse appunto me ne mancano 2, però delle cose che sono uscite successivamente. Se volete vedere tutti gli altri mestoli, tutti i miei altri acquisti Tupperware, qui sopra nella i vi lascerò appunto la lista, la playlist di tutti gli haul Tupperware, ma basta andare negli haul, nella playlist haul, e vedete tutti i miei acquisti in generale. I mestoli sono 2 e adesso ve li faccio vedere. Il primo mestolo che vi faccio vedere è questo qui, si chiama Gira e Spalma. Ogni mestolo Tupperware può essere utilizzato nella lavastoviglie, ma ovviamente vi consigliano di non tenerli tanto tempo nella padella o nella pentola per non farli bruciare. Hanno tutto questo manico ergonomico, qui è in silicone diciamo di dietro, e ha la scritta Tupperware. Tra l'altro è una scritta che è diversa per mestolo, nel senso che ha un colore diverso di mestolo in mestolo. Questo è, tutti hanno anche un po' questa forma così, che è importante perché permette non solo di tagliare o quello che volete voi, ma anche di raccogliere, comunque quasi fosse una palettina, il cibo. Questo in particolar modo è la gira e spalma, praticamente è quella che consigliano per quanto riguarda la crepe, quindi per diciamo anche livellare comunque un pochettino la crepe e anche per girarla senza andarvi comunque a bruciare. È anche molto lunga e quindi anche buona perché non andate a tenere la mano troppo sul fuoco, troppo vicino comunque ai fuochi, alla padella. E quindi questa mancava all'appello e ho voluto prenderla. Acquistando un mestolo, si poteva acquistare una palettina o comunque un qualsiasi altro prodotto del catalogo che fosse almeno di 10-15 euro, e quindi ho deciso di acquistare il mestolo per prendere la mini paletta in silicone. Allora, io l'ho già aperta, però ne ho prese 2 perché anche mia mamma ha preso un mestolo che comunque io già avevo fatto vedere, quindi per questo non vi faccio vedere. Quindi arrivava in questa confezione così chiusa. Io ne ho prese due perché uno sarà un regalo di Natale, quindi ne ho voluto approfittare, dato che si tratta comunque di una cosa Tupperware che veniva a costare poco, e sono sicura che la persona che lo riceverà lo apprezzerà comunque. E appunto vi faccio vedere il mio. Tra l'altro ha questo azzurro bellissimo. Siccome qui in silicone attacca con questa plastica tipo in una maniera esorbitante. Allora, questa è la mini palettina. Che cosa sarebbe? Anche qui la scritta Tupperware. Questa è un po' diversa diciamo rispetto alle altre, rispetto anche a quello che avevo visto sul catalogo, però mi piace questo colore. Anche questa si può utilizzare nella lavastoviglie ed è stata fatta con plastica, qui c'è scritto riciclata, forse anche questa, boh, comunque. Allora, questa perché io l'ho presa? Perché non so se vi capita mai di dover prelevare delle cosine da un bicchiere,
da una ciotolina stretta, da un vasettino, non so come dirvi. E la palette, il classico leccapentole, che poi si chiama Marisa, non sapevo. La Marisa non riesce ad entrare in ogni contenitore, ci sono a volte dei contenitori troppo piccoli e quindi io ho preso questa perché viene molto facile prelevare dal bicchiere o comunque di qualcosa di molto stretto il prodotto, il cibo. Quindi ho voluto appunto prendere questa, anche questa si può appendere come qualsiasi altro mestolo della Tupperware, anche se io in realtà ho il portamestolo, quindi diciamo che penso di metterli lì e tenerli in bella vista sulla cucina oppure di tenerli dentro un cassettone, poi comunque si vedrà. E quindi insomma, però si può anche appendere. Quindi insomma, devo dire che questa mi piace molto, come al solito è molto resistente e anche qui la plastica, devo dire che non è appunto, non è niente male. E quindi nulla ragazze, questi sono i miei unici acquistini della Tupperware, ma ne arriveranno degli altri, quindi stay tuned perché ci saranno presto dei prossimi video. E quindi nulla, io per adesso vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!